Susanna e Michele, organizzatori dello spettacolo Piccole Stelle Cantano. Loris, quando è previsto il vostro prossimo appuntamento? Grazie. Buonasera a tutti. Prima di risponderti a questa domanda, voglio ringraziare Sua Eccellenza per questa occasione che ci ha dato. E poi ti rispondo, il prossimo appuntamento per Piccole Stelle Cantano è il 5 gennaio e facciamo la nazionale e la finalissima. Piccole Stelle Cantano è un concorso dai 5 ai 16 anni, quindi potete partecipare tutti, e diviso in 4 categorie e che gira tutto l'Italia. La finalità però di Piccole Stelle Cantano è quella di donare la propria voce, la propria canzone ai bambini meno fortunati. Noi sosteniamo Save the Children, un'organizzazione che tu conosci. Quindi i nostri spettacoli sono finalizzati a raccogliere dei fondi che poi doniamo a quei bambini, grazie alla canzone di voi, li possiamo donare e salvare qualche bambino. Piccole Stelle Cantano è questo. Ti piace? Insieme questa sera. Ecco, poi ci canterà la canzone. Io sarò telegrafico, rinnovo gli auguri e complimenti all'organizzazione perché so che significa i sacrifici per organizzare un evento del genere. Di nuovo a tutti, buon Natale, buon 2017, grazie. Allora, poi un ringraziamento a Elena, che io nell'emozione mi stavo dimenticando, perché grazie a lei anche che noi possiamo essere qui e il concorso è con tante persone che ci sono state vicine. Jasmine, cosa ci canti? Il gatto e la volpe. Ecco a voi, Jasmine canta Il gatto e la volpe. Presentato bene. Buonasera. Non capita tutti i giorni di avere due consigli.
4 per te. Non perdo tempo, firma qua. È normale, contatta una formalità. Tu ci sei, tutti i diritti, e noi faremo di te un vivo da fare. L'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere quei consulenti, due impresari che si fanno quattro per te. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare loro. Lui è gatto e io la